formo parte. La cultura catalana è parte di me, è un aspetto molto importante. Abbiamo uno sguardo aperto sul mondo. Per anni è come se la cultura catalana fosse stata invasa. Credo che se non ci battiamo perché non succeda più, perderemo questo modo di guardare al mondo. Se va a perdere la maniera di vedere il mondo. Prove generali prima del concerto dell'indomani. Un concerto in favore dell'indipendenza della Catalogna. Complice la crisi economica, il tema è tornato di prepotente attualità. Durante la festa tradizionale catalana dello scorso settembre, 1,5 milioni di persone sono scese nelle strade di Barcellona, capitale di questa regione autonoma spagnola. Le iniziative a sfondo separatista si sono moltiplicate anche nei centri abitati più piccoli. Il comune di Sant Pere de Torello ha rotto il tabù, dichiarandosi territorio catalano libero. Dal terrazzo del municipio sventola da 1,5 anni la bandiera indipendentista catalana. Attualmente sono 180 i comuni che espongono la bandiera indipendentista in modo permanente sui loro balconi. I separatisti denunciano il sistema di redistribuzione fiscale dello Stato. A loro dire, soltanto una minima parte delle entrate sono reinvestite nella regione. Stiamo vivendo una situazione di emergenza nazionale. La disoccupazione tocca il 22,5% della popolazione. Ogni anno la Catalogna versa allo Stato 16 miliardi di euro che non vediamo tornare sotto alcuna forma, né servizi né investimenti per la Catalogna. Perciò non abbiamo alternativa, siamo costretti a fare questa prova di forza con il governo. Teniamo che fare questa forza rispetto all'Estato spagnolo. Tra le regioni più ricche della Spagna, la Catalogna, che versa allo Stato circa l'8% del suo prodotto interno lordo, è anche una delle regioni più indebitate. Fallito il tentativo di garantire alla Catalogna la sovranità fiscale, il presidente del governo regionale, Artur Mas, ha indetto elezioni anticipate e un referendum sull'indipendenza. Sotto il profilo giuridico ci sarebbero non poche difficoltà. La Costituzione spagnola non prevede la secessione, senza contare che una Catalogna indipendente dovrebbe poi farsi riconoscere a livello internazionale. Catalogna si indipendizza. Se la Catalogna ottenesse l'indipendenza, sarebbe uno Stato al di fuori dell'Unione Europea e dovrebbe quindi intraprendere le tappe per l'adesione. Anche se nessuno degli Stati membri vi si opponesse, sarebbe comunque un processo molto lungo. Un problema più formale che reale, secondo l'economista Oriol Amat. Non mi immagino. Non posso credere che l'Unione Europea vorrebbe lasciare fuori una regione ricca e decisamente pro-europea, una regione su cui l'Unione ha investito molto denaro in passato. Anche se lo scenario appare poco probabile, l'eventualità di un'uscita dall'euro e di un degradarsi delle relazioni commerciali con la Spagna preoccupa una parte dell'economia catalana. Alcuni grandi gruppi industriali hanno minacciato di lasciare Barcellona se prendesse corpo l'ipotesi indipendentista. Nessuno di quelli che abbiamo contattato ha voluto parlarne apertamente, a parte l'editore Javier Baratech. Circa l'80% delle fatturazioni e delle vendite le facciamo nel resto della Spagna. All'indomani dell'indipendenza perderemo tutti i nostri clienti e in breve tempo saremo costretti a chiudere. Al momento che saremmo fuori dalla Spagna e dall'Unione Europea, i nostri prodotti sarebbero tassati. Inoltre, i clienti ci dicono che se davvero la Catalogna diventasse indipendente, cercherebbero altri fornitori nel loro paese. Se buscarían otros proveedores que fueran del propio país. Il nazionalismo economico non preoccupa invece quest'altra impresa familiare, che anzi trae beneficio dall'ondata indipendentista. Il suo prodotto di punta è la bandiera catalana. Le vendite sono aumentate considerevolmente. Ogni anno produciamo stock importanti, ma quest'anno abbiamo superato ogni record. C'era gente che faceva la fila davanti alla porta per comprare la bandiera stellata. Ma al di là dei prodotti di nicchia, le imprese catalane riusciranno a superare le incertezze generate dal dibattito sull'indipendenza?
Il turismo, pilastro dell'economia regionale, non teme boicottaggi né fughe di capitali, assicura la responsabile al governo regionale. I dati relativi ai primi mesi dell'anno sono soddisfacenti. Il turismo internazionale è aumentato dell'11,4% e i turisti hanno speso di più. Per quanto riguarda gli investimenti stranieri, abbiamo diversi progetti in cantiere. Nessun investitore ha espresso inquietudine o ha detto che le questioni politiche avessero ostacolato i suoi progetti. In fin dei conti, gli affari sono affari. Perché? Perché, mire, business is business. L'attrattiva della Catalogna per gli investitori internazionali potrebbe venir meno se la secessione diventasse uno scenario concreto. Ma per gli economisti il timore principale sarebbe il boicottaggio commerciale da parte della Spagna, il cui mercato assorbe la metà delle vendite catalane fuori dalla regione. La domanda è se questa regione di 7 milioni e mezzo di abitanti possa sopravvivere da sola. Ebbene, tra i 20 paesi più competitivi al mondo, ce ne sono 14 che hanno meno di 7 milioni di abitanti. Gli imprenditori catalani concordano che il sistema fiscale penalizza la loro regione e ritengono che vada cambiato. Sul tema dell'indipendenza, però, i pareri non sono unanimi. Secondo alcuni economisti, la priorità è altrove. Con o senza indipendenza, i problemi di finanziamento e di eccessiva pressione fiscale rimarrebbero gli stessi. È su questo punto che la classe politica deve concentrare la massima attenzione per aiutare il nostro paese a uscire dalla crisi. Quella della secessione resta un'eventualità a cui ogni commerciante si prepara come può. Nella regione del Cava, il vino spumante catalano, alcuni piccoli produttori sono convinti di aver trovato il modo di aggirare il pericolo di un boicottaggio della Spagna. Le loro bottiglie le vendono solo in Catalogna e in paesi esteri. Se ci separeremo dalla Spagna, per noi sarà una sfida. Se andrà bene, faremo passi avanti. Se andrà male, non potremo più dare la colpa al governo centrale. Dovremo assumerci le nostre responsabilità. Per superare i momenti difficili non c'è niente come un bicchiere di cava. Aiuta a prendere la vita con filosofia. Ne sono certo, riusciremo a lasciarci alle spalle anche i problemi che viviamo oggi. Una cosa è certa, la sfida che la Catalogna ha lanciato alla Spagna rianima un dibattito presente anche in altri paesi dell'Unione. Alimentato dalla crisi economica, il vento separatista soffia anche in Scozia e in Belgio, mettendo in discussione l'avvenire del processo di integrazione europea. Dal punto di vista europeo potrebbe creare un precedente. La Catalogna diventerebbe un esempio da imitare per altre minoranze in altri paesi. E assisteremmo a un ulteriore frazionamento di un'Unione Europea già molto frazionata.